A proposito di politica e tutto il resto, vorrei portarvi un dato. Noi, come CGIL, abbiamo un osservatorio, abbiamo fatto un sondaggio che a me ha colpito molto e lo voglio dire, dove alla domanda ma tu consideri che la politica sia una cosa importante, tu hai più del 62% degli italiani che continua a dire di sì, che è importante. Ma allo stesso tempo, nello stesso sondaggio, se tu chiedi ma tu da chi ti senti rappresentato dall'attuale quadro politico, scopri che il 60% degli italiani, cioè una cifra uguale, non si sente rappresentato da nessuno. E perché questo? Come veniva detto, perché in questa gestione è aumentata, sono aumentate le diseguaglianze, sono state, e da un certo punto di vista, cioè, oggi c'è proprio il rischio di una crisi di fiducia e di credibilità, proprio perché non affronti Cacciari. I problemi che debbono essere realizzati, che debbono essere affrontati. Vuole aggiungere qualcosa su questo, ora, professore? Io credo che sia questo prima, il tema. Prima di salutarvi, penso che farvi vedere una cosa sui referendum. Che noi dobbiamo affrontarlo, sia sul problema della precarietà, sia sul problema dei salari, sia sul problema delle condizioni di lavoro. Allora, la cosa che sto dicendo oggi, io chiedo a Draghi e al Governo che si aprano i tavoli di confronto e di trattativa per affrontare questi temi con le organizzazioni sindacali e con le parti sociali che rappresentano milioni di persone. Voi volete l'aumento dei salari, no? Ma c'è anche, certo, volete che discuterne anche, con di pari passo con l'inflazione? No, vogliamo parlare di una riforma fiscale seria e degna di questo nome. Vogliamo parlare che vengano fatti gli investimenti nel settore dell'automotive, dell'auto elettrica. C'è professor Cacciari, se non lo facciamo, noi corriamo il rischio di essere tagliati fuori dai francesi e dai tedeschi. Le altre cose le stanno facendo.